Passione di nostro Signore Gesù Cristo, secondo Marco. Mancavano due giorni alla Pasqua, Eliazimi e i capi dei sacerdoti e gli scribi cercavano il modo di catturare Gesù con un inganno per farlo morire. Dicevano infatti: non durante la festa, perché non vi sia una rivolta del popolo. Gesù si trovava a Betania, nella casa di Simone il lebbroso. Mentre era a tavola, giunse una donna che aveva un vaso di alabastro, pieno di profumo di puro nardo, di grande valore. Ella ruppe il vaso di alabastro e versò il profumo sul suo capo. Ci furono alcuni fra loro che si indignarono. Perché questo spreco di profumo? Si poteva venderlo per più di 300 denari e darli ai poveri. Ed erano infuriati contro di lei. Allora Gesù disse: lasciatela stare, perché la infastidite? Ha compiuto un'azione buona verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete, ma non sempre avete me. Ella ha fatto ciò che era in suo potere. Ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. In verità io vi dico, dovunque sarà proclamato il Vangelo, per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. Allora Giuda Iscariota, uno dei dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e premisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come consegnarlo al momento opportuno. Il primo giorno dell'Azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro: andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Laddove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, egli arrivò con i dodici. Ora, mentre erano a tavola e mangiavano, Gesù disse: in verità io vi dico, uno di voi, colui che mangia con me, mi tradirà. Cominciarono a retrattarsi e a dirgli, uno dopo l'altro: sono forse io? Egli disse loro: uno dei dodici, colui che mette con me la mano nel piatto. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato. E mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio. Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il monte degli olivi. Gesù disse loro:
tutti rimarrete scandalizzati, perché sta scritto: percuoterò il pastore e le pecore saranno disperse. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea. Pietro gli disse: anche se tutti si scandalizzeranno, io no. Gesù gli disse: in verità io ti dico, proprio tu, oggi, questa notte, prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. Ma egli, con grande insistenza, diceva: anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò. Lo stesso dicevano pure tutti gli altri. Giunsero a un podere chiamato Getsemani, ed egli disse ai suoi discepoli: sedetevi qui, mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate. Poi, andato un po' innanzi, cade a terra e pregava che, se fosse possibile, passasse via da lui quell'ora. E diceva: Abba, Padre, tutto è possibile a te. Allontana da me questo calice, però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Poi venne, li trovò addormentati e disse a Pietro: Simone, dormi. Non sei riuscito a vegliare un'ora sola. Vegliate e pregate per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Si allontanò di nuovo e pregò dicendo le stesse parole. Poi venne di nuovo e li trovò addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti e non sapevano che cosa rispondergli. Venne per la terza volta e disse loro: dormite pure e riposatevi. Basta. È venuta l'ora. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. E subito, mentre ancora egli parlava, arrivò Giuda, uno dei dodici, e con lui una folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti, dagli scribi e degli anziani. Il traditore aveva dato loro un segno convenuto, dicendo: quello che bacerò è lui. Arrestatelo e conducetelo via sotto buona scorta. Appena giunto, gli si avvicinò e disse: Rabbì! E lo baciò. Quelli gli misero le mani addosso e lo arrestarono. Uno dei presenti estrasse la spada, percosse il servo del sommo sacerdote e gli staccò l'orecchio. Allora Gesù disse loro: come se fossi un brigante siete venuti a prendermi, con spade e bastoni. Ogni giorno ero in mezzo a voi nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Si compiano dunque le scritture. Allora tutti lo abbandonarono e fuggirono. Lo seguiva però un ragazzo che aveva addosso soltanto un lenzuolo e lo afferrarono. Ma egli, lasciato cadere il lenzuolo, fuggì via nudo. Condussero Gesù dal sommo sacerdote e là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio
cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni ne costruirò un altro non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla. Che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del benedetto? Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse: che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Alcuni si misero a sputarli addosso e vendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fa il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri col Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so e non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò, e la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, per la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che 2 volte il gallo canti, 3 volte mi renegherai. E scoppiò in pianto. E subito, al mattino, i capi dei sacerdoti e gli anziani, gli scrivi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei il re dei giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla? Vedi di quante cose ti accusano? Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa egli era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Baraba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla, che si era radunata, cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti glielo avevano consegnato per invidia, ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Baraba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggilo! Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggilo! Pilato
volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba. E dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e gliela misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo. Salve, re dei Giudei. Egli percuotevano il capo con una canna, li sputavano addosso e piegando le ginocchia si postravano davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato con mirra, ma egli non ne prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta con il motivo della sua condanna diceva: il re dei Giudei. Con lui crocifissero anche 2 ladroni, uno a destra e uno alla sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: ehi, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti con gli scribi fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3, Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a intubare di aceto una spugna, lo fissò su una canna e gli dava da bere dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Il velo del tempio si squarciò in 2, da cima a fondo. Il centurione che si trovava di fronte a lui, avendolo visto spirare in quel modo, disse: davvero quest'uomo era figlio di Dio. Vi erano anche alcune donne che osservavano da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo il minore e di Ioses, e Salomè, le quali, quando era in Galilea, lo seguivano e lo servivano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Venuto ormai la sera, poiché era la parasceve, cioè la vigilia del sabato, Giuseppe di Arimatea, membro autorevole del Sinedrio, che aspettava anche egli il regno di Dio, con coraggio andò da Pilato e chiese il corpo di Gesù.
Pilato si meravigliò che fosse già morto e, chiamato il centurione, gli domandò se era morto da tempo. Informato dal centurione, concesse la salma a Giuseppe. Egli allora, comprato un lenzuolo, lo depose dalla croce, lo avvolse con il lenzuolo e lo mise in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare una pietra all'entrata del sepolcro. Maria de Magdala e Maria, madre di Ioses, stavano a osservare dove veniva posto. Parola del Signore. Gloria a te. Pensiero, veramente un pensiero per tenerci in questa, in questo clima dopo che abbiamo ascoltato, anzi poi magari ognuno in questa settimana che iniziamo, cosiddetta settimana santa, visto che abbiamo bisogno di tempi e di, no? Che tutte le settimane sono sante, perché tutti i giorni dei cristiani sono santi, ma in questo, no, con tutte le celebrazioni eccetera, se vi riprendete questo testo e lo si legge, perché magari a ognuno di noi ha colpito qualcosa e forse è proprio quello che il Signore vuole dirci. E, sì, l'unica cosa, ecco, appunto, non ascoltare quello che dice il Signore. Vi lascio questa l'immagine con cui abbiamo iniziato, perché questa celebrazione ha due ritmi, no? All'inizio le palme, no? La gioia, eccetera, e adesso poi no, la morte è una, è voluto questo, come dire, nella liturgia, no? Questo è il compimento di qualcosa e l'inizio di un altro, però gioia e dolore appunto sono comunque insieme, come dice, hanno confine incerto nella stagione di essere madri, no? Cioè quando partorisci qualcosa, gioia e dolore, non sai dove finisce l'uno e dove inizia l'altro, no? Ed è il senso proprio della vita. La cosa a cui bisogna stare attenti è che vi consegno l'immagine che abbiamo ascoltato nel Vangelo dell'ingresso, no? Questo Gesù che entra in Gerusalemme, ma entra addosso di un somaro, non entra su un cavallo come Signore, Davide, eccetera. E appunto un puledro su cui nessuno è mai voluto salire, molto, no? E slegatelo, slegate questa scrittura, sciogliete questa scrittura che è una profezia, ma soprattutto sciogliete la scrittura del Dio che salva il mondo, non comandando, non sopra un cavallo, non sopra, no? Ma su un asino, su una bestia da soma, no? Che deve portare, per dire che la salvezza verrà da quando uno ti porti su di te, porti quello che devi salvare. Non è che viene così, cala dal cielo trionfante su un cavallo mentre gli altri fanno la battaglia, tu poi alla fine entri. Però, come dire, c'è questa scena, no? E dice che quelli che precedono e quelli che seguono buttavano dei rami sotto o stendevano i propri mantelli. Ecco, i discepoli invece questa volta, il testo diceva, che quando portarono l'asino misero i loro mantelli sull'asino e Gesù è salito sopra. Sembra che i discepoli stavolta qualche cosa abbiano capito rispetto alla folla, no? Loro sono sull'asino con Gesù, mettono, non sanno che significa chiaramente questo, come ciascuno di noi sa che significa quando dice di sì alla vita, quando dice di sì alla propria responsabilità, lo saprà dopo, voglio dire. Però l'importante è che sai che vivere e servire e essere sull'asino
Il punto è invece che questi che buttano i rami, no? Mettono i mantelli sotto i piedi dell'asino, perché anche se un asino lo trattano come se fosse un cavallo. E la cosa, come dire, interessante è che se chi va avanti grida Osanna, eccetera, quelli che vengono dietro vanno dietro a Gesù? No, vanno dietro a quelli che vanno avanti. Chi è che va con Gesù poi? Nessuno. Difatti poi tra un po' così sarà e così resterà. E perché quello che ci diciamo sempre, e io non cesserò di ricordarcelo, è facile mettere il proprio mantello, è facile essere schiavi di un despota, di un re, tanto la responsabilità è la sua. È difficile essere con quel Gesù su quell'asino, è difficile essere Gesù, è facile mettersi al servizio di Dio, è difficile essere suoi figli, perché da figlio devi fare quello che ha fatto lui, da servo sei prezzolato, fai. E questo è esattamente quello che ci diciamo sempre, la distinzione che c'è tra un essere religioso e invece essere un uomo di fede. E gli uomini di fede vanno sugli asini, non vanno sui cavalli, non entrano trionfanti, e quando la gente gli fa il trionfo, eccetera, loro sanno che stanno cavalcando un asino e non si montano la testa per nulla e per niente, perché la gente che adesso ti dice viva, 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 avete visto quando ci ha messo a dire crocifiggi, 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 in 6 giorni è cambiato totalmente tutto. E quindi l'invito è non a seguire le religioni con le palme, con le feste, con le cose, ma è a seguire quella parola. Per questo vi riprendete il testo, ve lo rileggete, perché dovete stare con Gesù sull'asino e dovete capire che significa questo Gesù che scioglie la profezia antica che è dentro di voi, e smettiamola di cedere, no, all'entusiasmo, alle cose no, sono cose che ci stanno, ci possono stare, voglio dire. È come quando fai il compleanno, ti dicono ah, felice giorno, happy birthday, cioè. Però io il compleanno lo faccio poi tutto l'anno, mica l'ho fatto un giorno, poi ci stanno altri 364, in cui 364 non si vede nessuno, voglio dire. Allora va bene, ci sta, compleanno, facciamo questo ingresso, lo dobbiamo fare. Ma io so che sono a cavallo di un asino, non sono su un cavallo. Sono sopra un asino, sopra una bestia da soma. Questa è la mia vita. E prendendo questa, ecco, se ci leggiamo il Vangelo, invece di andare dietro a quello che spiega questo, a quello che dice questo, a quello che fa questo, che spesso appunto gonfiano solamente le nostre visioni di un Dio che non c'è e che non esiste, di questo Signore, di questo regnante, se ci avviciniamo alla parola, entriamo nella parola, ci accorgiamo che allora parla direttamente al nostro cuore colui che non sta su una cattedra ma sta su un asino, colui che ti ama e ha dato la vita per te. Ed è questa la cosa che più mi importa, non che sia Dio, ma che mi voglia bene. Poi se mi vuole bene ed è pure Dio, mi fa piacere, ma a me fa piacere perché mi vuole bene, soprattutto perché mi tratta come se stesso, mi tratta come fratello, non mi tratta come un servo, ma come un fratello, come un figlio. E quindi entriamo in questa settimana. Io spero in questa settimana di farmi vivo per cercare di ritmarvi un po' di più, come di solito facciamo, no? Però questa settimana almeno che sia, no, è un proposito che mi sto facendo, però per aiutarci a stare in questo clima in cui entriamo, no? Siamo entrati già appunto dalla festa, dalla cacciara, piano piano siamo entrati e adesso siamo in un momento, ecco, dove c'è una gioia, ma una gioia, come dire, composita, è proprio quella cosa dell'anima, no? Quella gioia che viene da dentro e che difficilmente il rumore, le trombette, le cose riusciranno mai a dirla,
dobbiamo fare queste cose perché così la gente sa che siamo in festa. Però la festa è un'altra cosa per noi, no? È un'altra dimensione. Ecco, siamo entrati, cerchiamo di starci almeno questa settimana in questo modo, in modo poi da prepararci con il Triduo, giovedì, venerdì e sabato santo, veramente a entrare, poi non si tratta di entrare da nessuna parte, si tratta di entrare un po' più in noi stessi veramente, si tratta di entrare più nella propria dimensione nostra più profonda di figli. Quindi continuiamo questa celebrazione con l'offertorio, con l'offerta di quello che abbiamo. Cosa avete portato? Niente. Non i soldi, quelli si interessano al prete, ma cosa avete portato di voi che interessi a Dio? Avete portato voi, consegnatevi voi, però sull'asino, non un Dio trionfatore, ma un Dio che darà la vita e che dice a voi: vuoi essere come me? Ama le cose e dai la vita per ciò che ami, e così le salverai.